Buongiorno a tutti quanti, benvenuti. È un piacere da parte nostra vedere questa importante attenzione, dati i temi di cui si parlerà oggi, e quindi vi ringrazio della vostra partecipazione. Thank you everybody, c'è la traduzione simultanea, quindi io da adesso parlerò in italiano e ci sarà la traduzione per gli operatori esteri. Innanzitutto ringrazio di essere qui con me, alla mia destra, l'assessore Palma Costi, l'assessore alle attività produttive e allo sviluppo economico, e ringrazio Franco Boni, presidente di Bologna Fiere. Ovviamente capirete nell'arco del discorso perché è importante che siano qui al mio fianco, in tutti i sensi, anche non solo figurato, e il motivo di questa importante manifestazione che parte oggi. Colleghi, amici, è un piacere enorme avervi qui a Bologna alla vigilia di questa EIMA International e ricordo questa edizione numero 42. Alla quale abbiamo lavorato davvero con tanto impegno, passione e che adesso spetta a noi illustrarvela e presentarvela e a voi scoprirla, per valutare e raccontare con tutta la professionalità e l'attenzione di cui conosciamo siete dotati il contenuto di un evento, di una manifestazione così importante. Saluto con molta cordialità i giornalisti. Che ovviamente molti di voi sono volti conosciuti, che conoscono la manifestazione e che da tempo seguono le attività della nostra federazione, e anche a quelli che vengono qui per la prima volta e che vengono a contatto con una realtà che credo li lascerà abbastanza colpiti. E ovviamente auguro a tutti quanti di vivere questa rassegna con l'entusiasmo e lo spirito fattivo che merita e che dimostra. Il carattere sempre più internazionale di questa rassegna, già nel nome EIMA International, e la dimensione globale che ormai il mercato della meccanica agricola ha assunto negli ultimi anni, ci portano a ragionare sui grandi trend e su una geografia ormai estesa a tutte quante le parti e i continenti del mondo. La panoramica sull'economia agricola e sulle tendenze di mercato della meccanizzazione, a cui è dedicata la prima parte della conferenza, come da nostra abitudine, per dare un termometro di quello che è il mercato italiano, domestico, quando dico domestico intendo l'Europa, e internazionale, costituisce una cornice dentro la quale mettiamo tutto il contenuto di innovazioni tecnologiche, degli interessi commerciali, delle strategie di marketing che in essa emergono in modo così dinamico e coinvolgente per tutti gli operatori del settore. Adesso comincio con una disamina abbastanza veloce ma puntuale su quella che è la situazione agricola. L'economia agricola ha subito nel biennio 2014-2015 un calo dei prezzi dovuto all'eccesso di produzione delle principali commodities e quindi ne ha ridotto inevitabilmente le quotazioni. Questa situazione è continuata per tutto il 2016 e si prevede possa perdurare anche per il prossimo anno. Se è vero, come ormai appare evidente, che l'annata 2016-2017 si prevede un nuovo record nella produzione di cereali, circa 2,6 milioni di tonnellate, pari a un incremento dell'1,5%. Grazie soprattutto agli eccezionali raccolti di grano che sono attesi in Australia, Canada, Cina e Kazakistan, che sono, diciamo, i paesi principali produttori, e alla notevole produzione di mais, soprattutto negli States.
Anche per il riso è previsto un incremento significativo del raccolto, favorito dalle abbondanti precipitazioni monsoniche. Chi di voi era qui 2 anni fa si ricorderà che abbiamo parlato di India e che invece il trend era nella fase calante, che raggiungerà quest'anno i 498 milioni di tonnellate, tornando in crescita di un 1,3% dopo 2 anni di calo produttivo. Per le oleaginose si stima un raccolto da record per la campagna 16-17, con un più 4% spinto soprattutto dalla soia, mentre lievi incrementi sono previsti anche per la carne e per il latte, rispettivamente più 0,2 e più 1,1. Se anche la domanda di materie prime agricole dovesse crescere nei prossimi mesi, la grande disponibilità di scorte stoccate manterrebbe il livello dei prezzi purtroppo comunque basso, continuando a influire negativamente sui redditi agricoli, come ad esempio in Europa, dove ci sono paesi vocati alle produzioni zootecniche come Danimarca e Regno Unito, che hanno registrato nel 2015 un calo consistente dei redditi agricoli, rispettivamente del 22 e del 23%, mentre la Germania segna una riduzione complessiva del 31%. Tra i paesi esterni all'Eurozona, l'abbassamento delle quotazioni delle principali derrate si avverte in modo particolare in Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca e Ungheria. La crisi dei redditi, chiaramente, che investe il settore primario, ha prodotto una riduzione della capacità di investimento degli agricoltori, degli operatori in agricoltura, e quindi una minore propensione all'acquisto di macchine, di trattrici, di macchine agricole operatrici, di attrezzature. Dopo aver registrato un calo complessivo del 6,6 nel 2015, il mercato mondiale delle trattrici mostra, anche per l'anno in corso, un andamento negativo. I dati che sono stati forniti, raccolti da AgriEvolution, che è l'organismo che riunisce le associazioni dei principali paesi produttori di macchine agricole, indicano che nei primi 9 mesi di quest'anno c'è un andamento calante in Europa, un meno 6, in Cina, un meno 29, in Brasile, un meno 17, in Russia, meno 19, in Giappone, meno 24. In controtendenza risulta il mercato turco, che registra una crescita del 7%, anche se il dato relativo a trattrici superiore ai 30 cavalli di potenza, e quindi alla meccanizzazione che ha maggior peso e impatto, indica una flessione pari al 12%. E soprattutto l'India, che dopo il calo sensibile, come dicevamo prima, del 2015, recupera in modo sostanzioso, segnando nei 9 mesi di quest'anno un attivo del 17%. Positivi anche i mercati di Francia e Spagna, con un più 5 e più 11% rispettivamente, che rappresentano un'eccezione all'interno di un'Europa che, come abbiamo già detto, presenta nel complesso un saldo negativo. In termini di unità vendute, e qui ovviamente è il succo del discorso, l'India si posiziona al primo posto con oltre 400.000 trattrici vendute nei 9 mesi e con la prospettiva di raggiungere quota 600.000 a fine anno, seguita dalla Cina, 300.000 macchine nei 9 mesi e una prospettiva di chiusura a oltre 400.000, gli Stati Uniti, 163.000 macchine attuali e una previsione di 200.000 a fine anno, e l'Europa, che conta attualmente 118.000 trattrici vendute e immatricolate, con un'attesa di circa 160.000, quindi attestandosi più o meno sui dati degli anni precedenti. Nel contesto europeo, dove abbiamo adesso inquadrato la dinamica dei mercati, l'Italia continua a rappresentare un caso difficile, con un andamento negativo che va avanti purtroppo da 10 anni e che dipende non da congiunture sfavorevoli, ma dalla crisi profonda del sistema produttivo agricolo, che ha determinato un calo imponente delle aziende agricole. Si stima un meno 9% nel periodo 2010-2013, quindi veramente un calo veramente importante,
e ha visto una riduzione complessiva degli investimenti da parte delle imprese, dove appunto il mercato di attrattrici è calato vistosamente, drammaticamente, dalle 30.000 del 2006 alle 18.400 dell'anno scorso, con un meno 38% nel decennio, con la prospettiva di chiudere il 2016 al di sotto della quota 18.000 attrattrici immatricolate, quindi un nuovo record negativo. Questi dati sulle immatricolazioni delle attrattrici sono aggiornati a ottobre e indicano infatti un calo dell'1,2 fino al momento attuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con appena 15.283 macchine immatricolate. Discorso diverso, ma comunque con tratti simili, è quello per le Mieti Tre Beatrici. Il calo è di poco superiore al 2%, ma qui siamo a fronte di 329 macchine immatricolate, quindi ovviamente su una base molto più contenuta. Mentre le trattrici con pianale di carico danno qualche segnale di recupero, registrando nei 10 mesi un incremento del 17,7%, con un numero complessivo di 678 macchine, che comunque è ben lontano dai livelli pre-crisi che conoscevamo. Una sostanziale stagnazione anche caratterizza il mercato dei rimorchi, che ovviamente sono collegati in tutti i sensi alle trattrici, con un più 1% rispetto al dato ottobre 2015, dove il passivo era del 4%. Quindi, detto tutto questo, la crisi delle vendite sul mercato nazionale, ma più ancora il calo della domanda sui mercati esteri, si riflettono negativamente sulla produzione e sulle esportazioni delle nostre aziende, delle aziende italiane, le quali indirizzano quasi il 70% della propria produzione all'estero e che hanno soprattutto nei mercati di Francia, Germania e Stati Uniti i principali sbocchi commerciali. I dati sulle esportazioni sono rilevati dall'Istat e relativi al primo semestre dell'anno indicano una flessione complessiva del 5,4%. E di conseguenza anche le previsioni sui volumi a fine anno indicano un calo vicino al 6%, al 5,7%, che sono sostanzialmente come percentuali equivalenti sia per le trattrici incomplete, che come sapete anche questa è una voce molto importante della nostra esportazione, e le parti, e le macchine agricole in generale, a cui dovrebbe corrispondere un valore che comunque si attesta intorno ai 7 miliardi di euro, che è la nostra base degli ultimi anni, che sta tenendo, ma vedremo nel proseguo i vari aspetti che la caratterizzano. Va comunque rilevato come l'industria italiana abbia in questi anni lavorato tantissimo e esteso in modo veramente consistente il proprio raggio di attività, realizzando innumerevoli insediamenti produttivi e joint ventures in paesi esteri, e come il semplice dato sull'export del macchinario, quindi se guardiamo dei numeri nudi e crudi, non sia sufficiente a misurare il ruolo effettivo che l'industria italiana svolge come asset produttivo in mercati internazionali e l'importanza sempre crescente che assumono i presidi italiani dislocati nei vari paesi. Il monitoraggio che abbiamo realizzato con Nomisma, che Nomisma ha realizzato per noi, conferma come nell'attuale geografia economica la distinzione tra paesi produttori e paesi acquirenti sia sempre più una riga sfumata, difficile da identificare. Paesi come l'India e la Cina soddisfano ormai la domanda interna con una produzione locale in continua crescita e che è spinta però anche dagli insediamenti produttivi esteri, tra cui anche quelli italiani, e i paesi occidentali sono storicamente dei grandi produttori di macchinario agricolo che risultano al tempo stesso forti importatori. L'attuale classifica dei big importers vede al primo posto assoluto gli Stati Uniti, con quasi 4 miliardi di dollari di valore delle importazioni di trattrici nel 2015. Seguiti dalla Francia con 2,2 miliardi
dal Canada con 1,2 miliardi, dalla Germania con 1,2 miliardi. Se consideriamo che le macchine agricole operatrici sono ancora qui i paesi occidentali a guidare la classifica, con gli Stati Uniti al primo posto con oltre 10 miliardi di dollari, seguiti da Germania, Francia, Canada e Regno Unito. Al di là di questa congiuntura, dove ovviamente avete potuto percepire la caratterizzazione negativa, si sta rilevando molto più ampia del previsto e molto più profonda, e sta producendo effetti prolungati anche nel mercato delle macchine. Ci cominciamo ad aspettare, a vedere come segnali che il mercato possa riprendersi nel 2018, spinto da una domanda di macchinario che resta potenzialmente alta, perché è legata alle esigenze di un'agricoltura, di un settore primario che registra tassi di crescita importanti e fondamentali in ampie regioni del mondo e per ampie fette della popolazione mondiale. In molti paesi sono in atto, hanno avuto in atto e sono continuamente in atto processi di sviluppo e modernizzazione di quella che è l'economia principale, primaria, sulla quale si basa poi un futuro sviluppo. E ormai da anni procedono a ritmi molto sostenuti, indipendentemente dagli alti e bassi dell'economia globale. L'indicatore di questa dinamica è proprio nei volumi di importazione di macchine agricole, volumi che l'osservatorio Federunacoma Nomisma rileva in modo puntuale e valuta paese per paese nei loro trend pluriennali. Se esaminiamo il valore dei tassi di crescita delle importazioni di trattrici negli ultimi anni, troviamo conferma di come la Turchia rappresenti, con i quasi 400 milioni di dollari di import nel 2015, con un tasso di crescita nei 6 anni 2010-2015 pari al 97%, uno dei mercati più dinamici in assoluto. In attese, e quindi per certi aspetti anche più interessanti, le percentuali di crescita dei paesi come il Vietnam, più 400% nei 6 anni dal 10 al 15, con un valore nel 2015 pari a 124 milioni di dollari. L'Etiopia con un più 250% di incremento, il Kenya più 243%, l'Azerbaigian più 105%. Il dato più vistoso risulta quello di Cuba, che nel solo 2015 ha avuto un incremento delle importazioni dell'800%, ma qui è facile da spiegare con la recente apertura di quelle che sono le attività sia imprenditoriali che industriali e commerciali verso questa isola e tutto il bacino che rappresenta. Altri paesi importanti sono la Filippina, la Cambogia, con tassi di crescita veramente spettacolari del 190% e del 210% nei 6 anni, con Vietnam e Etiopia un più 128 e un più 117. Detto tutto questo, quindi inquadrato tutta questa complessa mole di dati, di valori, di dinamiche di mercato, ovviamente qual è il senso di una rassegna come questa alla quale ci apprestiamo a partecipare? Intercettare il più possibile la domanda di meccanizzazione proveniente dai grandi mercati tradizionali, dalle vaste regioni dell'India, della Cina, del Brasile, della Russia, della Turchia e di tutte le nuove realtà emergenti come quelle di cui vi ho appena parlato, è ovviamente l'obiettivo prioritario di tutte le aziende costruttrici di ogni paese ed è la ragione del successo di un'esposizione come l'EIMA che accoglie costruttori da oltre 50 paesi del mondo e operatori economici da 140 paesi diversi nel globo. Tra le fiere di settore l'EIMA è quella che vanta, numeri alla mano, il maggior livello di internazionalità, prevedendo un sistema di servizi adeguato a tutte le necessità di questi professionisti del nostro mondo e non solo, che vengono per trattare consistenti partite e forniture di macchinari e hanno l'esigenza di ottimizzare il calendario degli incontri che avranno in questi giorni.
In questo senso ha un'importanza fondamentale il lavoro che l'Ufficio Internazionalità della nostra federazione svolge in strettissima collaborazione con l'ICE per organizzare il lavoro delle 80 delegazioni estere provenienti da 70 paesi del mondo. A questi delegati ufficiali, che sono oltre 650 e che potranno avvalersi degli incontri B2B che sono stati organizzati in un'area appositamente allestita all'interno del quartiere, e animeranno anche giornate focus dedicate a particolari mercati. A tutto questo si aggiunge la foltissima schiera di operatori economici autonomi, sono stati 40.000 nell'edizione 2014 su 236.000 visitatori totali, e qui, buttando il cuore oltre l'ostacolo, mi aspetto che quest'anno questo record venga polverizzato. In più occasioni abbiamo indicato l'Africa come una grande sfida per la meccanizzazione agricola, essendo un continente ancora fortemente deficitario in termini di tecnologia applicata, ma è ricchissimo di potenzialità ed è capace di esprimere, soprattutto in alcuni paesi più evoluti, significativi progressi per i fondamentali economici e la produttività. Un continente, quello africano, che è altamente strategico anche sotto il profilo geopolitico. Se pensiamo alle ondate migratorie che caratterizzano questa fase della nostra storia recente e che rendono più evidente l'emergenza e l'urgenza di potenziare le economie locali per garantire alle popolazioni un futuro positivo nei loro paesi. Tanto più che c'è tutta la sponda del nord dell'Africa che si affaccia sul Mediterraneo, dove hanno le stesse problematiche e le stesse tematiche del nostro Mezzogiorno e di tutto il bacino mediterraneo, che potrebbe diventare un'area veramente importantissima di scambi commerciali di prodotti. In questa cornice collochiamo l'iniziativa EIMA for Africa, una novità in questa edizione 2016, resa possibile dalla collaborazione con la FOCSIV, la federazione che rappresenta le organizzazioni del terzo settore attive nei progetti di cooperazione, e con il CEFA, un centro fra i più accreditati proprio nel campo della cooperazione agricola. Nella giornata di venerdì 11 avremo un convegno sull'introduzione di tecnologie per l'agricoltura familiare nelle comunità africane, realizzato con FOCSIF, e un evento di presentazione del progetto CEFA per lo sviluppo della filiera del latte in Mozambico, progetto al quale collaboriamo da parecchio tempo. Del resto, lo sviluppo delle economie agricole, quindi la diffusione della meccanizzazione, potrà essere sostenuto negli anni prossimi anche con specifiche politiche commerciali volte a favorire gli scambi e insieme a stabilire un maggiore equilibrio tra i paesi ad economia più forte e quelli in via di sviluppo. La conferenza della WTO tenutasi a Nairobi nel dicembre scorso ha portato in questo senso all'adozione di un pacchetto di misure destinate a produrre effetti negli anni prossimi. I paesi più sviluppati si sono impegnati a eliminare da subito i sussidi alle esportazioni legate ai prodotti agricoli, mentre quelli in via di sviluppo potranno farlo con un differimento temporale entro il 2018. Un meccanismo, questo, di salvaguardia che verrà messo a punto per i paesi in via di sviluppo, che permetterà loro di incrementare temporaneamente le tariffe in caso di forte aumento delle importazioni. L'eliminazione delle barriere doganali nei paesi sviluppati potrà inoltre favorire il commercio, in particolare del cotone, da parte dei paesi produttori, paesi nei quali verranno peraltro attuate speciali politiche di sostegno. E questo nel quadro di un accordo più ampio che, anche in forza di intese bilaterali, potrà facilitare l'export da parte dei paesi che hanno economie più deboli verso quelli più sviluppati. Se per un verso il Nairobi Package sancisce l'impegno dei paesi WTO a trovare soluzioni al problema degli acquisti pubblici di materie prime agricole, a cui fanno ricorso soprattutto i paesi in via di sviluppo per sostenere i mercati interni, d'altra parte l'abolizione delle barriere commerciali su circa 200 prodotti dell'information technology da parte dei paesi industrializzati dovrebbe favorire una più rapida modernizzazione delle regioni più svantaggiate. Passiamo adesso
a qualche dato relativo ad EIMA. Una volta inquadrato il discorso come abbiamo appena fatto, i numeri di questa edizione, poi probabilmente molti di voi amici giornalisti già li conoscete, non hanno bisogno di essere commentati. 1900 espositori, 50.000 modelli esposti, 18 padiglioni impegnati in ogni ordine di posto ai quali è stato necessario aggiungere ulteriori 7 padiglioni temporanei, 13 settori di specializzazione e i 4 saloni tematici di EIMA Componenti, che ormai è una fiera nella fiera, è veramente qualche cosa, è nato e via via cresciuto, ormai gode di vita propria. EIMA Green, altrettanto, EIMA Energy, EIMA Mia, multifunzionalità in agricoltura. Questi numeri raccontano, credo senza ombra di dubbio, l'interesse enorme che l'industria e gli operatori hanno per questa rassegna bolognese, che ha saputo conservare, accrescere nel tempo il suo carattere professionale, affermando sempre di più la propria natura di grande evento mercantile attraverso un sistema di servizi pensato alle esigenze di tutti quanti per agevolare il business, ma soprattutto attraverso un'attenzione quasi fanatica per le innovazioni tecnologiche, innovazioni che hanno reso questo appuntamento imprescindibile per tutti coloro che in ogni paese del mondo vogliono conoscere il meglio della produzione e tutte le anteprime, e che debbono prevedere le tendenze del mercato e le linee di sviluppo tecnologico nel settore. In questa edizione abbiamo anche qui un record, il record assoluto dei modelli innovativi, di anteprime, di prototipi, le soluzioni inedite applicate alla produzione di serie, che è il requisito essenziale per poter accedere a questo concorso, il concorso novità tecniche appunto, sono le più numerose della storia, 120 domande presentate, 25 premiate dalla commissione scientifica che ha valutato tutto. Scusa? 141? Allora mi fate gli scherzi. 141, perfetto. 25 premiate dalla commissione scientifica come novità tecnica e 54 premiate come segnalazione, e di cui fra queste 14 insignite del riconoscimento premio blu, che sta a significare caratteristiche particolari sotto il profilo della ecocompatibilità. Con questi numeri, con questa consistenza economica e commerciale, questa dimensione globale, la rassegna dell'EIMA che ci apprestiamo a inaugurare è un evento che ha un suo impatto anche in termini politici. E quindi a ragion veduta si è scelto di aprire questa edizione. Domani mattina ci sarà l'inaugurazione nel Quadriportico, al centro del quartiere fieristico, con un convegno nel quale si interrogheranno sul futuro del settore e non solo le istituzioni, le organizzazioni professionali, il mondo politico, su i probabili assetti evolutivi che avrà l'Europa sullo scenario globale. L'Europa è storicamente il cuore della meccanica agricola, l'area che esprime standard tecnologici elevatissimi, promuove un modello di agricoltura altamente qualitativo e quindi esigente in termini di input. Tuttavia mostra alcuni punti deboli, sia sul fronte interno, vedi la crisi di cui abbiamo parlato su larghi settori del mondo agricolo, e in generale la difficoltà a trovare convergenza e compattezza politica su molte questioni importanti, sia sul fronte esterno, a causa di concorrenze sempre più agguerrite, soprattutto da parte di economie emergenti. Il convegno, appunto, di cui vi parlo e che ci sarà domani mattina, nasce da un documento elaborato dal Comitato Europeo dei Costruttori, il SEMA, del quale Federuna Coma fa parte dal suo inizio, dal suo esordio, e mette in luce i temi chiave per il rilancio di una politica per l'industria della meccanica agricola e per un maggior sostegno all'agricoltura, e sottolinea l'esigenza di una nuova agenda europea, inserendosi in un momento particolarmente interessante della PAC, la politica agricola comunitaria.
Alla metà di settembre la Commissione ha infatti presentato un nuovo pacchetto di provvedimenti per la revisione del quadro finanziario 2014-2020 della PAC e vuole introdurre criteri di semplificazione delle procedure e di alleggerimento degli oneri amministrativi a carico degli agricoltori e delle strutture degli Stati membri, anche perché abbiamo visto in tutti questi anni come invece la burocrazia e la difficoltà di accesso a questi finanziamenti sia stato purtroppo un freno alla totale applicazione. In questo insieme di misure sono compresi strumenti di stabilizzazione del reddito per settori specifici, quando si devono affrontare magari delle crisi di mercato, si prevedono per le imprese agricole facilitazioni all'accesso ai prestiti, al credito, agli strumenti finanziari. Questo soprattutto per i giovani agricoltori, per i quali vengono introdotte anche diverse forme di agevolazione, come l'eliminazione del tetto massimo di ettari ammissibili agli aiuti. Iniziative sono state prese anche per il settore lattiero-caseario, a fronte della crisi che ha colpito gli allevatori in tanti Stati membri. Nella prospettiva comunque di una semplificazione delle procedure e maggiore accessibilità agli strumenti finanziari, si attendono novità anche sul fronte dei piani di sviluppo rurale, i famosi PSR, che costituiscono, come sappiamo, uno strumento potente di sostegno alle imprese agricole e che prevedono anche voci specifiche per l'acquisto di mezzi meccanici, ma anche qui dovremo renderli più efficienti ed efficaci. L'Osservatorio Federunacoma Nomisma sui PSR è volto proprio a monitorare l'utilizzo di questo strumento soprattutto ai fini di un rinnovamento del parco agromeccanico, che evidenzia come la quota finanziaria assegnata dalle nostre regioni alla misura 4, quella che contempla al suo interno l'acquisto appunto di macchine agricole, risulti particolarmente consistente se raffrontata con altri paesi. Le regioni italiane hanno destinato alla misura 4 una quota di 5,4 miliardi di euro, che corrisponde al 29% della dotazione finanziaria PSR assegnata al Paese. Sul valore totale destinato dall'Unione Europea alla misura 4, parliamo di 34 miliardi di euro, l'Italia è il Paese che utilizza la percentuale più alta, con un 16%, pari al doppio della quota di Francia e Germania, che hanno rispettivamente 8,3 e 6,7. Più alta di quella della Spagna, che ha un 10,5%, e della Polonia, che ha un 10%. Si tratta di un finanziamento che, come sappiamo, prevede a carico delle regioni o degli Stati membri una partecipazione economica di importo pari a quello erogato dall'UE e che è dunque in grado di attivare complessivamente un volume notevole di risorse, un'opportunità per il nostro Paese che deve essere in grado di sfruttare appieno, con tempestività ed efficienza, di quanto non abbiamo fatto negli anni passati questi strumenti. Ed è proprio importante sottolineare nel contesto di questa conferenza stampa come fondamentale sarà il ruolo della stampa, dell'informazione, nel divulgare le informazioni relative ai PSR e sensibilizzare gli agricoltori ad utilizzare, più di quanto non abbiano già fatto fino ad ora, le voci relative all'acquisizione di mezzi meccanici di nuova generazione. Il nostro sistema agricolo, che è stato pressato negli anni recenti da questa riduzione dei redditi, da difficoltà sul fronte del credito, come del resto tutti i settori economici, ha pagato i criteri più selettivi introdotti dalla riforma della PAC con un calo netto del numero di aziende agricole attive e quindi potrà avere una ripresa se saprà attivarsi al meglio e potrà mettere le proprie capacità sul fronte comunitario e insieme su quello nazionale e dei governi regionali. Un'altra opportunità importante è rappresentata dal decreto INAIL, che è stato annunciato, preparato e che vedrà proprio nei prossimi giorni lo start delle varie attività per accedere a questi fondi, queste risorse, prevede l'erogazione di 45 milioni di euro e che, come dicevo, dopodomani vedrà aperta ufficialmente la procedura d'assegnazione con la preregistrazione e le domande di contributo.
E ovviamente meritano attenzione le misure recentemente varate dal governo in tema di modernizzazione delle imprese. Sto parlando del Piano Nazionale Industria 4.0, partito, annunciato alla metà di settembre, ed è volto a sostenere la digitalizzazione dei processi produttivi e che avrà ovviamente ricadute anche sull'agricoltura, perché sarà applicato a intere filiere agroindustriali e avrà riflessi significativi anche sulla meccanizzazione in termini di sviluppo della cosiddetta agricoltura di precisione, il precision farming. Le potenzialità di crescita di questo filone tecnologico sono importanti. Se si pensa che attualmente appena l'1% della SAU, la superficie agricola utilizzata in Italia, vede applicati sistemi per l'agricoltura di precisione e che questo mercato dovrebbe negli anni a venire marciare con un trend di crescita del 20% all'anno e quindi con un valore che nei prossimi 5 anni raggiungerà 4,5 miliardi di euro a livello mondiale, 1 miliardo nella sola Europa. Oltre all'aggiornamento tecnologico, misure come quelle contenute nella legge di bilancio 2017, che consistono nell'abolizione dell'IRPEF agricola, in un insieme di sgravi fiscali, decontribuzioni, soprattutto per i giovani, come dicevamo prima, devono poter favorire la ripresa di un settore altrimenti destinato ad un ruolo sempre più marginale nell'economia del Paese e dell'Europa. Con questi scenari e con questo fermento ci apprestiamo dunque a vivere, a inaugurare l'edizione 2016 dell'EIMA. Un'esposizione che rappresenta un'esperienza preziosa, importante, che mette le persone a contatto con le realtà produttive, racconta di cosa è capace, di cosa è stata capace l'industria meccanica in questi decenni, in queste aree e tutti gli sviluppi che ha potuto via via mettere in campo e che celebra l'agricoltura come un settore vitale per l'economia di ogni paese. L'EIMA è il luogo dove l'economia agricola e industriale prendono forma e si coniugano e sono visibili e concrete come non mai. In questi 5 giorni di fiera avremo la presenza di tantissimi rappresentanti delle istituzioni, dal Ministero dell'Agricoltura al Ministero dello Sviluppo Economico, sia nazionale che regionale. Il presidente di Confindustria Enzo Boccia ci farà visita un pomeriggio di questi giorni di fiera, il presidente dell'ICE, il nuovo presidente dell'ICE Michele Scannavini, il sindaco di Bologna ovviamente Virginio Merola perché il territorio è importante, gli assessori agricoli delle regioni italiane, i ministri e gli ambasciatori dei paesi più diversi e più importanti per l'agricoltura, manager, autorità e personaggi che hanno ruoli di grande responsabilità, ad esempio uno di questi è il professor Romano Prodi, che è già stato commissario europeo, presidente del Consiglio e interverrà in un convegno dell'Assemblea dell'Associazione Nazionale dei Giovani Imprenditori Agricoli che si svolge nell'ambito del Salone MIA, Multifunzionalità in Agricoltura, nella giornata di sabato, dove ovviamente usciranno spunti originali e interessanti. Due voci autorevoli, e mi avvio alla conclusione, che sono quelle dell'assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna, Palma Costi, che ringrazio nuovamente della presenza e della disponibilità, e quella del presidente di Bologna Fiere, Franco Boni, si apprestano a dare a questa stessa conferenza stampa la propria testimonianza sul ruolo che una rassegna come l'EIMA assume nell'economia di un territorio e nello scenario fieristico globale, perché non dimentichiamoci che anche qui c'è una competizione globale in atto da anni, evidente e sempre più agguerrita. E quindi descriveranno, vi racconteranno le azioni concrete che verranno realizzate per dare a questo evento una forza sempre maggiore e una prospettiva di crescita ulteriore per gli anni futuri a venire. Lascio dunque a questo punto spazio alla parte politica, a quella manageriale, non prima però
di aver espresso tutto il mio apprezzamento, la mia gratitudine alla struttura, allo staff di Federunacoma, che ha costruito, ha saputo lavorare, ha saputo costruire con competenza e passione questo evento. Ringrazio l'Itabia, Italian Biomass Association, che è stata preziosa partner nella realizzazione di EIMA Energy, a Biohabitat, che ha progettato e realizzato la bellissima EIMA Mia, all'UNACMA, agli amici dell'UNACMA che hanno condiviso con noi il progetto di EIMA Desk, che è un'altra novità di questa rassegna, alle organizzazioni professionali agricole, agli enti nazionali, alle università e agli istituti di ricerca, altrettanto importanti, che sono autorevolmente rappresentati nel Club of Bologna, ai responsabili, ai tecnici, ai collaboratori di Bologna Fiere, ad Ascom, che è sempre capace di cogliere l'importante collegamento che c'è fra la città e il territorio e le fiere che ne costituiscono un patrimonio. Io voglio ringraziare vivamente il presidente di Federunacoma assieme a tutta l'associazione per essere qui a Bologna nuovamente con questa grande manifestazione che ha così profondamente illustrato e che quindi mi permette di fare solo alcune considerazioni di contorno. Guardate, per noi, e porto chiaramente il saluto del presidente Bonaccini che oggi non può essere qua e di tutta la giunta, perché qui c'è un pezzo importante anche della mia collega Caselli che parteciperà, dell'assessore all'agricoltura, che parteciperà nei prossimi momenti alle iniziative che vengono svolte. Allora, per noi EIMA, lo sapete, per chi è di questa regione, è uno degli eventi fieristici più importanti che noi abbiamo. Come regione Emilia-Romagna noi ci consideriamo una grande piattaforma internazionale della filiera agroindustriale, perché EIMA è una fiera importantissima, ne abbiamo altre altrettanto importanti. Per noi EIMA è un sistema profondamente compenetrato nella nostra regione. A me piace vedere questa grande manifestazione fieristica come l'anello tra la Motor Valley e la Food Valley, questi due grandi brand che come regione abbiamo coniato e che in fondo perseguono, e lo perseguono anche nel titolo che avete scelto per la manifestazione del 2016, l'agricoltura del futuro, proseguono idealmente e anche fattivamente un grande tema lanciato in Italia l'anno scorso ad Expo, che è quello del cibo per il futuro, cibo per tutti, cibo sicuro, cibo in grado di essere prodotto in modo sostenibile rispetto alla finitezza chiaramente delle risorse umane. Quindi oggi qua noi continuiamo un grande percorso dove la Regione Emilia-Romagna ha creduto immediatamente, ha creduto l'anno scorso durante la grande manifestazione di Expo, ma ci crede in continuazione. Perché? Perché per noi la meccanizzazione dell'agricoltura, che per noi è fatta di imprese che sono in grado in continuazione di innovare, di fare ricerca, di saper trovare quelle soluzioni a quelle grandi sfide che sono state lanciate proprio nella grande esposizione universale del 2015, sono le imprese, sono quel tessuto che noi riconosciamo e che in questa regione stiamo sostenendo con azioni concrete. Noi tutti gli anni investiamo risorse in ricerca, innovazione per le imprese, in ricerca e innovazione per i grandi centri di ricerca, perché noi crediamo che uno dei valori aggiunti che può dare una regione come la nostra, ma credo che debba e possa dare un po' tutto il nostro paese, sia quello di
sostenere un tessuto produttivo da noi molto importante e molto forte, che ha le capacità e le intelligenze, le ha sapute, diciamo, dimostrare in questi anni. Pensiamo al ruolo che ha la meccanica di precisione nella nostra, nel nostro territorio. Oppure tutto il tema che ormai è già industria 4.0, perché qualcuno dice che deve ancora venire, ma insomma nella nostra regione, credo anche nel nostro paese, c'è già, insomma, dall'utilizzo dei droni all'utilizzo di sistemi dei big data, a utilizzi, voglio dire, dell'ICT, del digitale in un modo molto molto diciamo sofisticato. La meccatronica è il nostro, diciamo, il nostro grande, uno dei nostri grandi bacini, voglio dire, uno dei nostri grandi distretti. Quindi noi riconosciamo davvero questo sistema di imprese come uno dei punti, voglio dire, cardini e incentrati nel nostro sistema produttivo, ma anche, devo dire, culturale, perché qui c'è un'attenzione in questa regione, anche nelle nostre imprese, sia sul fronte, voglio dire, della meccanizzazione, ma anche sul fronte del food, a ragionare molto anche sul tema della qualità e quindi della sostenibilità intesa in modo diciamo proprio generale. E quindi per noi, ripeto, EIMA è in modo strutturale un pezzo della nostra regione. Però noi siamo anche una regione che crede moltissimo, ripeto, nella ricerca e nell'innovazione. Noi investiamo moltissime risorse nella formazione, perché ricordiamoci che tutto ciò che viene fatto dalle persone, uomini e donne. Per cui l'altra parte per noi fondamentale è questo continuo investimento sulle persone, ad iniziare dai giovani, ma nello stesso tempo siamo perfettamente consapevoli che siamo una regione in un mondo globale che vuole fare, voglio dire, la sua parte. Lo stiamo facendo, noi siamo, possiamo dire che siamo partner di EIMA rispetto, voglio dire, sia all'incoming in questa nostra regione, in questa grande bellissima manifestazione fieristica, ma siamo anche partner di EIMA rispetto alle grandi avventure del mondo, ad iniziare dalla, come si dice, dalla prossima, che sarà in India, proprio una grande manifestazione fieristica, dove noi siamo da anni, accompagniamo, voglio dire, le nostre imprese. Così come siamo perfettamente allineati sulla ricerca di non sono semplicemente per noi mercati, sono proprio collaborazioni fattive con altri paesi. Del resto in India si è sviluppato questo, non è stato certamente una ricerca di un mercato, ma è stato anche una collaborazione continua con le popolazioni locali, con il sistema della ricerca locale, delle imprese, del sistema istituzionale. E quindi noi siamo anche su questo perfettamente in linea. È di pochi giorni fa la missione che il nostro presidente ha fatto, la missione istituzionale in Sudafrica. L'Africa è un altro punto per noi importantissimo. A breve avremo la missione istituzionale in Iran e in una serie di paesi che il dottor Goldoni ha illustrato e che fanno parte proprio del nostro target di rapporti anche proprio istituzionale. Per cui oggi si aprirà domani ufficialmente, un momento per noi emozionante. Devo anche dire che noi come regione, assieme al presidente Boni, che è il presidente della fiera, assieme al sindaco di Bologna, siamo proprio in questo periodo impegnati per far sì che queste grandi manifestazioni come EIMA, ma anche altre, possano avere nella nostra città e nel nostro quartiere fieristico un quadro sempre più alto dal punto di vista proprio della qualità, della permanenza, dell'assetto. E quindi questo è l'altro grande impegno che noi abbiamo preso e che con determinazione stiamo portando avanti, anche perché devo dire che i numeri che lei, Presidente, oggi ha snocciolato rispetto alla partecipazione ci fanno dire che è bello lavorare in questo modo, cioè nel senso che c'è una grande prospettiva, così come i numeri che lei ha dato, pure di grande difficoltà di un mercato internazionale, perché questo lo sappiamo, però anche di questa, diciamo, luce che si inizia ad intravedere. E quindi è oggi che noi ci dobbiamo attrezzare, è oggi che dobbiamo investire,
e oggi che dobbiamo chiaramente rafforzare tutto quel tessuto che permette alle nostre imprese di essere conosciute, di confrontarsi con il mondo, di permette agli altri di venire da noi e conoscere che cosa c'è dietro, perché c'è una cultura spesso, non è semplicemente, voglio dire, dietro una macchina c'è una cultura, c'è un mondo, c'è un saper fare, c'è un'intelligenza, c'è una storia di un territorio, e quindi è chiaro che noi siamo profondamente impegnati perché questa storia sia e continui ad essere la storia dell'Emilia Romagna. E io auguro davvero a tutti, soprattutto auguro agli espositori, cioè quindi a quelli che vengono da fuori, che vengono in questa nostra regione, che noi ospitiamo davvero con il cuore, non solamente con l'intelligenza, a tutti i visitatori, i clienti che verranno da tutto il mondo, ma anche dall'Europa, io voglio davvero augurare una grande permanenza, cioè intesa come una grande opportunità di fare business e di fare anche, voglio dire, uno scambio molto forte, perché oggi abbiamo bisogno, visto quello che ci aspetta come sfide, di avere anche sul piano dell'innovazione, della capacità di vedere soluzioni diverse, uno scambio molto veloce, molto molto veloce di intelligenze e di capacità di fare. Però auguro davvero anche a tutti quelli che verranno e che vengono nel nostro territorio anche di poter apprezzare, conoscere la nostra città, il nostro territorio e anche proprio, diciamo, la straordinarietà delle persone che sono, voglio dire, dietro a qualsiasi oggetto che in fiera chiaramente viene presentato e viene dimostrato. Quindi io auguro davvero a tutti quanti, ad iniziare dal Presidente, di fare giorni stupendi e meravigliosi, e auguro davvero a tutti di avere una grande opportunità, ripeto, di business, ma anche una grande opportunità di stabilire rapporti molto duraturi con questo nostro territorio, con queste nostre imprese, con questi nostri operatori. Le istituzioni credono tantissimo nei propri imprenditori, noi ci crediamo, cioè ci crediamo proprio, sono la nostra grande ricchezza ed è anche il motivo per cui siamo impegnati e parteciperemo anche ad iniziative, lo sapete già, benissimo il dibattito sull'Europa, benissimo il dibattito anche sulla legge finanziaria, apriremo a breve anche noi la legge di stabilità nostra della regione e noi siamo impegnati a rafforzare tutti i settori, compreso quello agricolo, perché vorrei ricordare che in questa regione anche sulla parte, voglio dire, agricola per noi è una diciamo è una delle altre grandi ricchezze, l'ho detto prima, il food è la nostra grande ricchezza assieme ai motori, e anche su questo noi stiamo investendo tantissimo per avere un'agricoltura sempre più di qualità, per avere anche un ringiovanimento, quindi stiamo investendo moltissimo anche sui giovani, per avere un'agricoltura, voglio dire, sempre più all'altezza delle sfide che ci aspettano, e quindi anche un'agricoltura sempre più intelligente e rispettosa delle persone. Quindi grazie mille e auguri a tutti noi, visto che poi l'inaugurazione ci sarà domani. Davvero grazie all'assessore Palmacosti, che ovviamente con le sue parole ci conforta e ci dà motivo di intravedere appunto quella luce in fondo a questo tunnel che è stato abbastanza lungo e faticoso, devo dire, fino adesso. Passo la parola a questo punto al mio amico Franco Boni, che ci racconta, qui siamo a casa sua tra l'altro, quindi ci racconta cosa stiamo facendo a casa sua. Siamo a casa vostra, buongiorno a tutti. No, questo mi offre subito lo spunto per partire dicendo che il ruolo corretto, a mio parere, di un centro di esposizioni è di essere totalmente, pienamente, il più compiutamente al servizio delle imprese e dei distretti che operano nel territorio. Questo è un ruolo al quale non si deve mai rinunciare e che non può mai essere dimenticato. Poche considerazioni perché la giornata si è già fatta piuttosto importante e impegnativa per i nostri ospiti. Io devo solo trasmettere
la felicità e la gioia di essere qui portatore di un messaggio positivo, nel senso che sin dall'inizio con Massimo abbiamo condiviso gli obiettivi fondamentali per lo sviluppo di EIMA. EIMA che lo ricordiamo continuamente, ma spero di non tediare, è uno dei campioni importanti e dei distretti veramente fondamentali del nostro territorio, che per fortuna ne ha altri, ma questo è uno sicuramente dei fiori all'occhiello. Il problema era quello di trovare la possibilità di dare una risposta a delle esigenze che erano state presentate da tempo da parte di EIMA e che direi che si vedono tangibilmente. Girando per il quartiere c'è un numero di precari che è quasi all'altezza del numero dei padiglioni. Io purtroppo non sono un ragazzo, ma comunque mi sono impegnato fortemente, devo dire, trovando una collaborazione fantastica sia da parte dell'associazione che Massimo rappresenta e che era portatrice di queste esigenze, ma anche e soprattutto dalle istituzioni locali, la regione in primis. Cioè, quello che è bello, direi, in questa vicenda, consentitemi di dirlo, è che tu sei Massimo, lei è Palma, lavoriamo con determinazione e con competenza, credo, ma soprattutto con uno spirito di amicizia, di collaborazione, che è una delle chiavi, secondo me, del successo. Accennava al panorama fieristico prima l'amico Massimo, io non vorrei tediarvi su questo perché non siamo qui per parlare tanto di fiere, ma è chiaro che il mondo fieristico sta a sua volta attraversando delle difficoltà notevoli. L'adeguamento al cambio radicale che è avvenuto almeno 15 anni fa con l'inversione tra domanda, offerta e quant'altro ha avuto delle risposte diversificate da parte dei vari quartieri, ma soltanto quelli che hanno saputo affrontare un immediato processo di internazionalizzazione, come un po' è avvenuto per le aziende produttrici, diciamo, no? Sono riusciti un po' a cavalcare l'onda. Ormai direi che vedo nell'Associazione Nazionale che i nomi, diciamo, delle realtà fieristiche che stanno scomparendo diventano sempre più numerosi, e ormai il numero delle fiere chiuse in Italia, dei quartieri fieristici chiusi, supera quello di quanti continuano a produrre servizi per le imprese del territorio. Speriamo di restare tra quelle. Abbiamo realizzato già un accordo di programma con le istituzioni locali che prevede un cammino molto preciso di revamping e di modernizzazione del nostro quartiere. È un impianto che ci terrà impegnati praticamente per 6 anni. Come dice il mio vicepresidente, non è un'operazione semplice perché dobbiamo cambiare le ruote mentre la macchina va, quindi demolire e ricostruire cercando di rispettare le grandi date e i grandi impegni per i quali dobbiamo dare una risposta conveniente. Cito 2 o 3 dati del piano di sviluppo che abbiamo impostato che secondo me sono fondamentali. Noi investiremo praticamente nell'arco dei prossimi 6 anni circa 94-95 milioni di euro per dare questo impianto nuovo a EIMA e anche alle altre grandi manifestazioni che ospitiamo qui nel nostro quartiere. Ma quello che a me preme è che la visione di questo piano di sviluppo comporta una cifra circa la metà di quella che noi investiamo in sviluppo internazionale. Abbiamo come fiore all'occhiello già alcune fiere internazionali, prima tra tutte Cosmoprof, che è la prima fiera al mondo nel campo del beauty, della profumeria e quant'altro, e quindi essendo già presenti fortemente negli Stati Uniti e nel continente asiatico, il mondo è grande e vogliamo, mentre lavoriamo per migliorare, no, il quartiere, lavorare per migliorare quello che il quartiere può fare insieme alle aziende che ospita per le grandi manifestazioni sui grandi mercati internazionali. Quindi abbiamo fatto un progetto di revamping che io pregherei di far vedere nella sintesi,
e se voi me lo consentite chiamerei qua il direttore generale, il dottor Bruzzone. Faccio fatica a ricordarmi il cognome perché tu sei Antonio per me, ecco. Ciao caro. Questi due signori qua li conosci, sono poco. No, quello secondo me è del giornalista, prendi questo. Ok. Sì, 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 assolutamente. Prego. Ah, illustro brevissimamente gli interventi. Come potete vedere, il primo step sono inizi i lavori del Palazzo dei Congressi con rifacimento del 29 e il 30. Il Palazzo dei Congressi vedrà la presentazione del restyling delle sale già a settembre l'anno prossimo per il momento inaugurale del Cersaie. Quindi un'importante ridefinizione degli spazi interni per poi completare la complessiva operazione sul Palazzo dei Congressi nello step 3. Subito dopo iniziamo, dopo il Cersaie, viene demolito il padiglione 29 e il padiglione 30 per poi averli ricostruiti per il settembre del 2018. Conseguentemente la prossima EMA avrà più spazio a disposizione e più spazi riqualificati a disposizione. Secondo step, realizzazione del padiglione 37, sono nomi provvisori, il padiglione 37 sono oggi dove vedete il padiglione 25 bis e 25 ter, quindi un importante padiglione con una ampiezza di 70 metri e insomma una dimensione che consentirà di offrire alle aziende non soltanto dell'EIMA, ma oggi parliamo di voi, quindi per le aziende dell'EIMA avremo quindi un padiglione molto bello, molto funzionale, completamente cablato, quindi con tutto quello che oggi rappresenta il massimo per la parte tecnologica a livello espositivo nell'area 48. Contemporaneamente ci sarà la demolizione del padiglione 35, quindi consentirà di avere ancora uno spazio interno dove oggi c'è il padiglione 35. Terzo step, nel secondo step abbiamo anche la chiusura degli interventi fatti nell'ingresso nord, quindi un ingresso nord che vedrà un suo ampliamento, un raddoppio della parte carraia, uno spazio per l'accoglienza pari a quello che oggi è in Piazza Costituzione, con due bacini di parcheggio, uno per la zona cargo e uno per la zona diciamo visitazione. Ritorniamo allo step 3. Lo step 3 è lo step diciamo più grosso da un punto di vista di investimento, che è la riqualificazione di Piazza Costituzione con la creazione di un nuovo padiglione dove oggi abbiamo la parte del Palazzo Affari e del ristorante Europa, per capirci, quindi lo vedete in basso dove insomma adesso se mi avvicino lo vedete Piazza Costituzione, con la creazione di un'unica situazione di ingresso dedicata sia al padiglione nuovo sia all'ingresso della fiera che al Palazzo dei Congressi, che vedrà ultimato i lavori di ristrutturazione e ampliamento. L'ultima parte è lo step 4 con il rifacimento del padiglione 35 ampliato e anch'esso riammodernato in maniera totale. Spero di essere stato sufficientemente chiaro e abbastanza veloce. Grazie, perfetto. Io concludo questo rapidissimo intervento ringraziando ancora Antonio, ma mi pare che il direttore generale sia importante in un'azienda, i presidenti passano. Ne approfittiamo per fare di questo quartiere anche qualche cosa di più verde, perché aumenteranno il 50% le aree verdi interne, e qualche cosa che risponde un po' alle tendenze attuali di cercare di risparmiarci, di mangiare delle tonnellate di CO2, perché copriremo i padiglioni con le lastre di fotovoltaico per produrre energia pulita. Parlavo prima dell'amicizia. Spero che due amici che sono fondamentali per questo settore, Martina e il vecchio Paolo Del Castro, che sta lavorando per noi molto, come sapete, in Commissione Europea, ci raggiungano qui nei prossimi giorni. Sì. Detto questo, io mi fermo e sono a disposizione, come credo gli amici Palma e Massimo, per eventuali domande. Grazie. Grazie a te Franco, e innanzitutto complimenti a te e al direttore, il dottor Bruzzone, perché credo che quello che avete illustrato sia qualche cosa di epocale per quello che riguarda... Sai, adesso sembra un po' un accampamento indiano, non si può continuare così. Quindi credo che questo sia veramente importante per il futuro della manifestazione, ma non solo. Se non ci sono altre cose che devo aggiungere, direi di no, mi dicono di no dalla regia. Quindi a questo punto, signori, grazie mille, vi accomodate qui per il buffet.